Nuova vita per Au e Donato, due grandi dell'atletica italiana. Il tè all'inglese non teme la Brexit. Pesce a tavola, fra Pasqua e primavera vince la stagionalità. Attenti a quei due. Da qualche mese due vecchie conoscenze dell'atletica leggera italiana stanno lavorando insieme per tornare a stupire. Si tratta di Fabrizio Donato e Andrew Howe, il 40enne triplista bronzo ai Giochi di Londra 2012, oltre a voler continuare la carriera d'atleta, ha iniziato ad allenare il 31enne saltatore in lungo, medaglia d'argento ai mondiali del 2007, voglioso di ritrovare gli antichi splendori dopo diversi anni passati più in infermeria che sui campi di gara. I due si allenano duramente insieme a Castel Porziano, sede del centro sportivo delle Fiamme Gialle, condividendo per 5 giorni a settimana balzi, sprint e sedute in palestra. Quest'anno diciamo che con il mio nuovo allenatore Fabrizio Donato diciamo che l'abbiamo affrontato in maniera giocosa. Per me lui non è solo un allenatore ma è un maestro, perché insegna a saltare ed è stata una cosa che mi è sempre mancata in questi ultimi anni. I risultati sono stati da subito incoraggianti. In questa stagione indoor, Donato ha conquistato la medaglia d'argento agli Europei Indoor di Belgrado, mentre Howe è tornato a saltare sopra gli 8 metri, misura che rappresenta l'eccellenza della specialità e cosa che non gli riusciva da quasi 7 anni. Aver raggiunto questo argento europeo è stato un ulteriore stimolo per poter proseguire la mia stagione e la mia carriera. Vado avanti di anno in anno, non posso essere così presunzuoso di pensare così lontano verso Tokyo, anche se scherzando dico che 5 Olimpiadi le abbiamo fatte in pochi, anzi io, Mennea e pochi altri, e 6 Olimpiadi non le ha fatte nessuno, quindi scherzando lo dico, poi vediamo, chi vivrà vedrà. A collaborare con i due campioni azzurri il nutrizionista Carmine Orlandi, con l'obiettivo di raggiungere il perfetto rapporto tra massa magra e massa grassa per volare ancora più lontano. La preparazione di uno sportivo deve seguire 3 punti fondamentali che devono essere perfettamente integrati: preparazione atletica, allenamento e riposo. Questi sono i punti cardine, quindi inserendomi all'interno di questo punto, oltre a massimizzare quelli che sono gli aspetti della preparazione atletica, un altro dei punti fondamentali è quello di rispettare e di ottenere quello che è il rapporto migliore possibile fra massa magra e massa grassa. È chiaro che sono degli atleti che fanno uno sport cosiddetto antigravitazionale, devono saltare in qualche modo, e quindi è chiaro che nel momento in cui viene ridotto al minimo quello che è il peso dato da compartimenti corporei non fondamentali da un punto di vista della prestazione atletica, quindi cercare di ridurre quanto più possibile il peso per fare in modo quindi che loro abbiano le migliori prestazioni. È uno dei simboli per eccellenza della tradizione inglese, secondo forse solo al Big Ben e alla regina. Tanto che resisterà anche alla temuta Brexit, continuando ad agliettare i pomeriggi di tanti appassionati e non solo oltremanica. È il tè, quello rigorosamente all'inglese, un rituale che nel Regno Unito si tramanda da secoli, un momento irrinunciabile quello dell'afternoon tea per gli inglesi, che con i loro 165 milioni di tazze al giorno ne sono tra i maggiori consumatori al mondo. Ma ad apprezzarlo sono anche i nostri connazionali, che quando scelgono il tè di sicuro non vanno di corsa. La tradizione del tè inglese è una realtà che comunque ci porta a una specie di mondo diverso rispetto a quello che è la tradizione italiana del caffè. E quindi sicuramente, secondo me, è una cosa che è molto apprezzata, e proprio il rito del poter sedersi e di avere un po' di tempo a disposizione per poter fare due chiacchiere e assaporare un buon tè. Che invece rispetto al caffè, che è una cosa molto più rapida, molto più di solito fatta in piedi, quindi come una realtà completamente diversa rispetto alla tradizione del tè inglese. A farla da padrone quindi è il famoso tè delle 5, accompagnato da dolci, ma anche, per restare fedeli alla tradizione inglese, da piatti salati. Parliamo di tea time, chiaramente, e soprattutto dell'afternoon tea e del high tea. Quindi stiamo parlando di tè neri che possono essere degustati in purezza, ma anche con un pochino di latte e di zucchero, come fanno gli inglesi, come facevano gli inglesi e come fanno tutt'oggi gli inglesi. E poi lo abbiniamo con piatti salati e dolci, come i piccoli sandwiches al salmone affumicato, al cetriolo, che
sono, diciamo, quelli più conosciuti e più amati, ma anche le uova, il pollo, il prosciutto e poi tanti tanti dolci, dagli scones, i tipici scones scozzesi serviti caldi col burro, la marmellata e la panna, e alla sponge cake vittoriana o la charlotte russe, che può essere fatta in diversi modi, ma comunque sempre dei dolci molto ricchi e molto scenografici. Ma come si prepara un perfetto tè all'inglese e soprattutto come si degusta? L'acqua di solito è sempre comunque bollente, comunque sui 95-96 gradi. Ci sono dei tempi di infusione, quindi comunque sono sì 3 o 4 minuti, dipende dalla tipologia di tè e di quanto uno vuole averlo forte. Si sentono tutti gli aromi nel profumo e nella degustazione proprio del tè. E fra le abitudini tutte italiane in fatto di tè, mentre si salva la bevanda servita fredda, guai invece ad aggiungere il limone. Da noi è assolutamente bandito, solo se ce lo chiedono glielo portiamo, ma altrimenti serviamo il latte e lo zucchero solo nel caso in cui effettivamente riteniamo che quel tè possa essere bevuto con latte e zucchero, ma i tè di qualità sarebbe sempre meglio berli in purezza. Noi siamo dei grandi fautori del tè freddo, l'importante è che sia fatto con tè buono e sia fatto bene. L'importante comunque è che insieme a un buon tè continui ad accompagnarci un pezzo d'Inghilterra. Branzini, orate, merluzzi, da gennaio a dicembre, fanno bella mostra di sé nei banchi di pescherie e supermercati. Eppure, anche il pesce ha le sue stagioni, esattamente come la frutta e la verdura, anche se la maggior parte dei consumatori sembra essersene dimenticata. Rispettare i cicli annuali della pesca anche a tavola, quindi, è il primo passo per sapere cosa si mangia. Stagionalità, infatti, è la parola d'ordine. Cosa ci regala allora il mare a primavera? Ecco qualche suggerimento per la vigilia di Pasqua. Sicuramente andiamo incontro a una stagionalità che prevede pesce azzurro in prevalenza, quindi alici, sgombri, ricciole, ma abbiamo anche il tonno e diciamo che troviamo tutti i crostacei, ma stanno andando via le mazzancolle. Ma come riconoscere il pesce italiano da quello che viene dall'estero? Per legge dovrebbe essere identificato sul cartellino, ma già dal colore della pelle, comunque delle squame, si può capire se un pesce è locale o estero. E come capire se il pesce che stiamo acquistando è davvero fresco? È un pesce che non si piega, che rimane rigido, ha le branchie ben rosse, l'occhio acceso, senza patine ma bello limpido, ed è sporgente verso l'esterno. Una volta comprato, ci attende l'arduo compito di pulirlo il pesce. Deve essere veloce, non deve prendere caldo. Dobbiamo avere un banco di lavoro pulito e anche un coltello pulito per non far comunque proliferare i batteri e far rovinare subito il pesce. Per chi è a caccia della ricetta per la vigilia, il consiglio dello chef è semplicità e tradizione. Noi stiamo provando ultimamente in questo periodo dei tagliolini con una crema di fave, alici e pecorino. Un piatto semplice che ricorda un po' le tradizioni anche romane. Sia per il pecorino sia per le fave, comunque è proprio di questo periodo, del periodo della Pasqua, comunque di maggio. E facciamo una pasta all'uovo, la mantechiamo con delle alici fresche, come base mettiamo una crema di fave che viene fatta solamente con un po' di scalogno, fave sbollentate e poi frullate anche con l'aiuto di una patata. E finiamo il tutto con del pecorino grattugiato. Per un secondo potremmo fare una triglia di scoglio con scarola, olive, una crema di patate e provola affumicata. Il segreto però sta tutto nella cottura. Devono essere cotture veloci ma a bassa temperatura. Dobbiamo trattarlo nel migliore dei modi, dobbiamo essere delicati per mantenere comunque tutte le proprietà del pesce. Lega Pro, Agenzia delle Dogane e Sport Radar insieme contro le partite truccate. Biper Banca, prima assemblea da SPA, nominati 8 nuovi soci del CDA. Colore, materia e suono, le 1000 declinazioni del bianco svelate a White in the City. Prevenzione e contrasto sempre più puntuale al match fixing, ovvero la manipolazione delle partite. Con questi obiettivi, Lega Pro, Sport Radar e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sottoscritto a Roma, in una delle sedi della Federcalcio, un protocollo d'intesa grazie al quale sviluppare importanti sinergie fra i diversi sistemi di monitoraggio e controllo delle partite del campionato e della Coppa Italia dell'ex Serie C.
A presentare l'accordo il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, e il direttore per i giochi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Fanelli. Un protocollo molto importante, un protocollo altamente significativo che dimostra come la Lega Pro, nell'ambito di questa lotta al match fixing, vuole mettere in campo tutte le energie e tutte le forze possibili. Il monitoraggio preventivo sarà effettuato attraverso verifiche a campione sull'elenco mensile degli avvenimenti indicati dalla Lega Pro. In caso di rilevamento di flussi anomali, l'Agenzia delle Dogane produrrà un report dettagliato. Le attività di controllo prevedono anche uno scambio di informazioni sempre più stretto. Riteniamo sia uno strumento oltre che utile, anche sinergico con le procedure che sono già in atto con l'UIS presso il Ministero dell'Interno. Questo amplia quelle procedure, le indirizza specificamente alle esigenze della Lega Pro, e sostanzialmente crea un sistema che può aiutare, insomma, in qualche modo a prevenire il fenomeno. Vince la continuità l'assemblea dei soci della Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Nel primo plenum, dopo il passaggio a società per azioni, nei padiglioni di Modena Fiere, i soci di Biper hanno eletto 8 nuovi componenti del consiglio di amministrazione, che andranno ad affiancare i 7 già in carica. Delle due liste in corsa ha prevalso nettamente la prima, quella che appoggia l'attuale gestione della banca, con oltre il 70% dei voti. La seconda, espressione dei nuovi azionisti, ha raggiunto quasi il 29% delle preferenze, ottenendo così una nomina. Soddisfatto l'amministratore delegato. Sarà un anno importante perché questa è veramente una tappa intermedia, credo fosse importante affrontarla correttamente, non dobbiamo immaginare che le cose siano fatte, siamo veramente soltanto all'inizio. Io vedo in positivo il fatto che ci sia un amministratore che venga espresso dalla suggestione, perché credo che il contributo che potrà dare il Consiglio sarà sicuramente positivo. L'Assemblea ha poi approvato il bilancio del 2016, chiuso con un utile netto di oltre 14 milioni di euro. Evitare carichi da 90, operazioni pericolose, questa è la ricetta della gestione Vandelli. Vediamo che la nostra società, che è focalizzata sulle sofferenze, sta recuperando ancora meglio rispetto all'anno scorso, quando già l'anno scorso aveva fatto un 20% in più rispetto all'anno prima. Nel 2016, dopo diversi anni, abbiamo registrato un calo dei crediti deteriorati e questo ci fa capire che siamo nella giusta direzione. Colore, materia, suono. Il bianco racchiude in sé un caleidoscopio di sfaccettature. Tra esperienze multisensoriali, sperimentazioni materiche ed effetti capaci di evocare il benessere degli elementi della natura, a White in the City architetti e designer svelano come hanno trasformato il bianco da semplice punto di partenza a tappa finale di un percorso ricco di sfumature. Questo è uno spazio che racconta la materia, che racconta i materiali innovativi, altamente selezionati. Alle mie spalle c'è un'anteprima mondiale che è il rivestimento in diamanti veri e viene presentato per la prima volta al mondo. Nella chiesa di San Carpoforo il bianco è il filo conduttore di un viaggio multisensoriale. Abbiamo cercato di concretizzare il volume d'aria che noi respiriamo di solito all'interno degli ambienti indoor attraverso l'utilizzo di un espediente che è quello di utilizzare dei tubicini che ricreano appunto un volume. A Palazzo Cusani il bianco svela una dimensione sonora che evoca benessere. Il rumore bianco è un rumore dell'acqua, un rumore naturale, un rumore del benessere. In questo caso quindi il parco sonoro che io ho progettato, e si chiama sonoro perché il Piazza Castello in quel momento è in streaming con la scala e quindi diventa un luogo sonoro, non solo un luogo della natura, diventava anche con il rumore dell'acqua, della fontana, un rumore bianco. E quindi questa la conciliazione, diciamo, tra queste cose insieme, secondo me è un'idea di benessere, cioè essere bene, stare bene. A Brera, nel cortile della Pinacoteca, il bianco ha la forma astratta della monomaterialità. Per noi il bianco è anche naturale perché lo usiamo molto e siamo molto interessati a questa utilizzazione, una sorta di monomaterialità che abbiamo trovato in questa finitura molto bella che Oikos ha fornito. Ma per noi, diciamo, il nostro è come un punto di partenza. Per noi l'architettura è sempre il centro dell'architettura, è lo spazio, e abbiamo fatto una sorta di esperienza spaziale. In
incoraggiare le studentesse degli ultimi due anni degli istituti superiori a scegliere un percorso formativo di tipo scientifico e tecnologico per una carriera lavorativa in ambito industriale, in particolare nel mondo del petrolio e del gas. Torna per il secondo anno Think About Tomorrow, il progetto organizzato da ENI nell'ambito del Mese delle Discipline Scientifiche, Tecnologiche, Ingegneristiche e Matematiche. 70 ragazze di alcuni licei e istituti superiori del Milanese hanno partecipato all'iniziativa nella sede di San Donato Milanese di ENI Corporate University. Alle studentesse, che hanno ascoltato le testimonianze di alcune giovani professioniste del gruppo petrolifero, sono stati presentati percorsi universitari tipici dell'industria oil and gas, con particolare riguardo a lauree magistrali e master organizzati dall'azienda. Ma cosa vogliono studiare all'università domani le ragazze di oggi? In questo momento è molto difficile trovare lavoro e vedendo che chiedono molto più persone ingegnere che studiano questo mestiere, opterei per questa opzione. Sicuramente un ambito scientifico, anche se è stato fortemente sconsigliato, perché ho visto anche per cugine e sorelle che è difficile trovare poi la strada, il lavoro sicuro dopo, però mi sto orientando in campo scientifico, nulla di certo. E le ambizioni per la carriera non mancano. Mi piacerebbe lavorare nel campo della chimica, della scienza, cioè biologia chimica, e quindi magari diventare anche ricercatrice, ma visto che in Italia ho sentito che non c'è molto lavoro riguardo alla ricerca, e quindi magari anche andare all'estero. Non credo sia difficile trovare lavoro, bisogna tanto mettersi di impegno, e le donne sicuramente non vengono trascurate, anzi secondo me sono una figura che invece è molto ricercata.